È iniziato? Allora, intanto faccio una piccola presentazione di GoDemotion, la facciamo rapida, tanto più o meno ci conoscete. E questi sono i nostri canali, i nostri contatti, Telegram, il calendar con tutti gli eventi, gruppo Facebook e Twitch, dove manderemo in diretta appunto tutti i nostri meetup. Poi, abbiamo un portale dove abbiamo caricato tutti i nostri video che tramite la pandemia, insomma, purtroppo per fortuna abbiamo dovuto mettere online, quindi è tutto registrato e li potete cercare. E, appunto, per macro categorie, per esempio linguaggi, backend, ognuna di queste porterà delle micro categorie e appunto vi rimanderà tutti i video che siamo riusciti a archiviare, insomma, a registrare. E le DUPAT invece vanno per obiettivi, quindi questi sono per esempio sviluppare un'applicazione con React. Dopo aver visto tutti i video dedicati a questa sezione, saprete di poter sviluppare un'applicazione con React. Altrimenti, vai avanti. E le playlist, più o meno come le categorie, sono appunto categorizzate, diciamo. E questi sono i prossimi eventi. E questa è la novità. A marzo ci sarà la conferenza di GoDemotion. E per ora va, insomma, gestito poi il programma. E appunto per questo, prossima slide, potete partecipare in modo attivo alla conferenza e mandando una proposta a GoDemotion e potrete essere, insomma, i speaker della conferenza. E avanti. Basta, finite? Finite, a posto. Ok, grazie. Passo la parola. Salve a tutti. Un secondo che cambio al volo le slide. Oh, no. Aggiungi. Condividi. Scusate, il bello della rete diretta. Eccomi qua. Buonasera a tutti, Graf Roma, benvenuti. Se mi puoi andare avanti giusto un secondo. E nulla, buonasera a tutti. C'è questa sera, come ogni mese, presenteremo un nuovo evento per Graf Roma, il meetup dei dati connessi. Quelli che vedete qui sulle slide sono gli organizzatori di questo evento. E ci potete trovare su Twitter o su vari social, qui ci sono solo alcuni handler per questo. E il meetup, come ho detto, riguarda i dati connessi. Se ci seguite probabilmente avete già visto uno di questi argomenti che vedete sulle slide. E nulla, noi cerchiamo di portare avanti, diciamo, un po' di conoscenza riguardo questi ambiti nel territorio romano e non solo, adesso con eventi ibridi. E grazie a GoDemotion che ci ospita qua a Ellabs, diciamo, siamo riusciti a farlo con regolarità. E prego avanti. Siamo anche sponsorizzati da Manning, per cui siamo un Manning User Group che ci offre due ebook gratuitamente ogni mese. Sto cercando di fare l'estrazione per ogni evento, faremo l'estrazione. So che alcuni di voi li hanno vinti, stanno aspettando risultati e non appena li avrò tutte le risposte vi contatterà un delegato Manning. Ma questi sono i nostri canali dove ci potete trovare, e in particolare il canale YouTube, dove potete rivedere tutti quanti gli eventi precedenti e insomma seguirci adesso. E per il resto andate su questo Slack, che è dove, diciamo, ci sono più interazioni, postiamo risorse, eccetera. Detto questo, passo la parola allo speaker di questa sera, anzi agli speaker di questa sera, e ci sono tutte e due, e prego, Filippo, giusto? Ok. Ecco qua, un secondo. Grazie. Che
Sei pronto per andare al telecomando? Ciao. Ok. E funziona pure. Quando questo, non so perché non è andato così, la difficoltà della diretta. Difficoltà tecnica di proiezione. Così. Facciamo doppia proiezione. Tu fai tu, io seguo. Ah. Ok. Va bene, oggi parliamo delle GNNs, che sono le Graph Neural Network. Ne parleremo io e Valerio, che presenteremo tutte le difficoltà tecniche che ci sono in implementarle in casi reali. Le presenteremo prima a livello teorico e a livello pratico come vengono create e costruite, e poi vabbè, tutte le applicazioni, a che servono e quali sono le difficoltà. Giusto per presentarsi, intanto una piccola agenda, quindi le Graph Neural Network, cercando di partire dal proprio il concetto base, il percettrone, e i Graph Neural Network su grafi omogenei e poi su grafi eterogenei, perché cambia molto se vanno applicate su questi due tipi di grafi. Come si può lavorare su i grafi eterogenei? Due modi, non gli unici due, ma i due modi diciamo più usati. Come si può, diciamo, risolvere alcuni problemi di structure augmentation e giant graphs. Chi siamo noi? Siamo due dipendenti di Larus, due AI engineer di Larus, io e Valerio. Larus è fondata nel 2004 e ci occupiamo di grafi, insomma, su varie di tecnologie NoSQL in generale. Siamo molto specializzati su Neo4j e piattaforme che gestiscono tipi di dati connessi. E Graph Neural Network. Allora, l'idea è semplice. Se ci troviamo davanti a un grafo, come posso applicare una neural network sul grafo? Per applicare la neural network sul grafo devo capire come dare il grafo in input a rete neurale, no? Perché noi siamo abituati a pensare a reti neurali che classificano vettori, che classificano sequenze o che classificano griglie. Griglie inteso anche come immagini. Questo non è facile nei grafi, perché uno, la prima idea che potrebbe venire in mente sarebbe l'adjacent matrix, quindi la matrice delle adiacenze, che però non è molto informativa e comunque è difficile passargli anche le feature simili. Quindi è importante capire come dare l'input al grafo cercando di tenere sia i valori strutturali del grafo, quindi come sono connessi i dati, e sia le feature, per ottenere insomma il massimo delle performance, un po' come fa le convolutional neural network, le sequence, quindi le recurrent neural network, che sfruttano la struttura dei dati per migliorare le loro performance. Nelle graph neural network, una prima diciamo, definizione, si può dire che tutte le graph neural network, tutte forse, ma diciamo quasi tutte, utilizzano e sono basate sul message passing framework. Il message passing framework, lo rivedremo tanto più volte durante le slide, è un framework che si basa su tre concetti. Una messaging passing function, che permette di far scambiare i messaggi tra i nodi vicini. Per esempio, guardando l'immagine, al nodo 2 posso avere le informazioni dal nodo 1 e 4 mandando dei messaggi. Il messaggio sarà le loro feature. Un'aggregation function che aggrega i messaggi dai neighbor, perché io ho un numero di neighbor variabile, no? Quindi da un nodo non so quanti nodi ho connessi. Potrei avercele ora, in questi casi ne ho, se guardo il nodo 2 ne ho 3, se guardo il nodo 1 ne ho 1, se guardo il nodo 4 ne ho 2, se guardo il nodo 3 ne ho 2. Quindi devo far sì che faccio fluire questi messaggi. Una volta che ho i messaggi, quindi per esempio voglio dal nodo 2 avere le informazioni del suo intorno. Quindi il nodo 2 aggrego tutte le informazioni da 1, 4 e 3, che ce l'ho, come si vede nell'immagine più a destra, ho i vettori di tutti
di tutti i nodi di fatto di questo piccolo grafo. Una volta che ho tutti i messaggi, devo aggregarli, perché devo trovare un metodo per far sì che da tutti i messaggi ne deriva un'informazione sola per poi far fluire, fare questa cosa in modo iterativo, come vedremo poco dopo. E l'aggregation function deve avere due cose molto importanti. Non deve dipendere dalla posizione in cui vengono scambiati i messaggi, cioè l'aggregation function deve essere indipendente dal fatto che gli arrivi prima il messaggio 1 che il messaggio 3 che il messaggio 4, quindi non deve dipendere dall'ordine in cui arrivano i messaggi, e ovviamente poi deve dare un solo vettore di quanti arrivano. Quindi le più usate in genere sono la somma, la media e il pooling, inteso come che la somma non è dipendente dall'ordinamento, la media è uguale, il pooling inteso come il vettore massimo piuttosto che il vettore minimo e così via. E poi un update function. Quindi io prendo, guardo sempre il nodo 2, prendo le informazioni dei nodi vicini e poi dal nodo 2, una volta che ho aggregato i messaggi dei nodi vicini, devo capire come aggiornare il mio stato. Questa cosa si capisce un po' subito, se la faccio iterativamente riesco ad avere più informazioni e più informazioni del grafo. Cioè, se io guardo dal nodo 2, aggrego le informazioni dei vicini allo step 1, poi dopo richiedo le informazioni dei vicini e si sono aggiornate anche loro, si vede che ho sempre informazioni più nuove, sempre più aggiornate, e quindi riesco a far fluire le informazioni all'interno del grafo. Quindi, ogni layer della Graph Neural Network di fatto fa queste tre operazioni che abbiamo appena descritto, e farlo più volte significa avere la possibilità di far fluire le informazioni il più possibile all'interno del grafo. Questi, vabbè, i task che possono essere fatti. Da notare sul grafo non è come sulle immagini, abbiamo qualche task in più, per esempio, non è che facciamo image classification, object detection. Qui abbiamo graph classification and embedding, subgraph classification embedding, node embedding e node classification, per esempio node classification, fraud detection, in questi casi qua, e poi vabbè, link classification e prediction. Quindi sul grafo ho diversi task. E certo, sicuramente le graph neural network non sono l'unico modo per applicare neural network sul grafo, ma uno può semplicemente pensare di estrarre delle feature dal grafo, tipo utilizzando il degree dei nodi, utilizzando la centralità dei nodi, utilizzando tutte le informazioni, oppure utilizzando degli embedding method che semplicemente, tipo FasterP, si basa sulla matrix factorization, Node2Vec cerca di creare degli embedding sul grafo avendo un'idea, diciamo simulando Word2Vec, che è un famosissimo algoritmo che lavora sulle frasi. Quindi insomma un sistema che da un grafo per ogni nodo mi dia delle informazioni informative, mi dia degli attributi, dei vettori informativi. Qui una piccola similarità che abbiamo messo in basso a destra tra il Westfeller-Lehmann test e le Graph Neural Network. Il Westfeller-Lehmann test è un famoso test, penso il più usato, per vedere se due grafi sono isomorfi, cioè sono uguali. Infatti vediamo il grafo sopra e il grafo sotto, che sono uguali, solo posizionati in modo diversi i nodi. E questo è un task, come si può, diciamo, intuire da subito, non è un task semplice. Che vedere se due grafi sono uguali richiede veramente tante operazioni, perché devo controllare se sono uguali di struttura, di feature e così via. Il test qui si basa sulla struttura, e l'idea del test è di fare fluire dei messaggi. Per esempio, guardiamo il nodo giallo a sinistra che ha hash con i nodi vicini. Quindi io prendo dal nodo dove sono, che è il primo, per esempio questo qui in alto a sinistra, che poi diventa giallo in alto a sinistra nello step dopo, prendo le informazioni dai nodi vicini, ne faccio un hash con le informazioni dei nodi vicini più le informazioni del nodo stesso. Questa cosa viene fatta iterativamente, quindi la prima volta io sono tutti blu. Vedo che per esempio il nodo in alto a sinistra ha tre blu connessi, quindi devo fare un hash function che prende, devo creare un hash da tre nodi blu più
il nodo stesso. Quindi ne ho 3 più 1 e quindi divento giallo. Tutti quelli che hanno 3 connessi e 1 diventano tutti gialli. Invece chi ne ha 2 connessi e 1 blu diventa verde. Questo viene fatto iterativamente, quindi la volta dopo il nodo giallo non avrà più vicini blu, ma avrà vicino dei nodi gialli, quindi ha un nodo giallo direttamente connesso e 2 nodi verdi connessi. E quindi si continuano a colorare in modo diverso i nodi, fino a che non viene raggiunta una sorta di convergenza. Noi nelle graph neural network non ci interessa la convergenza, però l'idea è la solita. Quindi iterativamente ogni layer di graph neural network fa queste operazioni qui, fa sì di fluire i messaggi e aggiornare lo stato del nodo. Quindi se faccio più layer, faccio fluire più messaggi da più nodi lontani, perché la prima volta il blu prende solo le informazioni dei vicini, il giallo, che è dopo, quindi al secondo step, prendo sì le informazioni dei diretti vicini, però le informazioni dei diretti vicini contengono informazioni dei loro diretti vicini, e quindi posso andare mano a mano sempre più avanti. Ora, parlando proprio delle graph convolutional network, che sono una rivisitazione delle graph, cioè delle convolutional neural network, quelle, diciamo, per le immagini, per i grafi, dove vengono visti qui i messaggi e l'update function. Quindi per ogni nodo, per avere proprio praticamente un esempio, la message function è un parametro, una matrice W per ogni layer differente. Questa matrice W è learnable, cioè deve essere imparata la backpropagation come tutte le neural network. E questa matrice si deve occupare di prendere le informazioni che vengono da ogni nodo connesso, quindi H dei nodi, infatti la sommatoria va in U per i nodi connessi, per i neighbor di V, quindi io sto facendo il nodo V, prendo tutti i neighbor di V e li prendo allo stato precedente, faccio una sorta di normalizzazione per il degree, perché di fatto è il degree del nodo V, ne faccio una proiezione lineare e poi faccio l'aggregazione, che è una semplice somma. Questa è la Graph Convolutional Network, è una di quelle che performa, diciamo, abbastanza bene. A destra si può vedere facilmente l'immagine, dove semplicemente prende i nodi vicini, il nodo giallo e il nodo blu, verde e rosso sono connessi al nodo giallo. Prendo i messaggi dal nodo blu, verde e rosso, ne faccio una proiezione lineare e poi li sommo. Un'altra graph neural network molto famosa, direi al momento, sui grafi omogenei è lo state of the art, è GAT, che sta che per Graph Attention Network. Semplicemente GAT, che non torna, no, all'inizio, Graph Attention Network, ho curiosità, perché se uno mette solo gli iniziali viene GAN, che sono tutta un'altra cosa nelle neural network. L'idea è semplicemente di riportare l'attention mechanism che diciamo dal 2017, da quando è uscito il paper dei transformer, del self attention è uno dei sistemi che permette di performare decisamente bene con le reti neurali nel grafo. Semplicemente qual è l'idea di base? Ora le formule spaventano forse un pochino di più, però l'idea di base è veramente molto semplice. Io prendo il nodo di cui voglio fare gli embedding, quindi per esempio prendo il nodo V e un nodo U che è un suo neighbor, quindi l'attention andrà a pesare ogni nodo con i suoi vicini, quindi prendo il nodo V e i suoi vicini. Al nodo V e al nodo U applico una proiezione lineare con due matrici W che vengono imparate ovviamente dalla backpropagation e simile. E poi gli applico un attention mechanism, per esempio, quindi ho, che cosa ho a questo punto? Lo stato del vettore, al layer L-1, quindi prima che venga fatto, insomma, il messaggio precedente. Lo stato del vettore del vicino al messaggio precedente e lo stato del vettore del nodo di cui sto creando gli embedding al messaggio precedente. Ne faccio un attention mechanism che semplicemente potrebbe essere la dot product, quindi ne faccio il prodotto scalare. Da questi prodotti scalari calcolo l'attention, diciamo, il valore, attention score, dove semplicemente è fatto con la pesa, la pesa, il,
la pesatura dell'esponente del softmax, di fatto, cioè viene ripresa quell'idea là, sempre fatta solo su neighbors, quindi l'attention è fatta tra i nodi vicini, tra i nodi connessi, e poi il messaggio, che a questo punto è questo, quindi da AVU, che è lo score, fa la somma di tutti i nodi pesati per lo score dato dall'attention mechanism. Quindi il messaggio è semplicemente le feature proiettate per lo score, e la procedura, la funzione di aggregazione è sempre la somma. E beh, l'update function è una funzione non lineare, si intende la sigmoide quando si mette in genere, solitamente una ReLU può essere in questo caso. Che cosa succede quando mettiamo più layer di graph neural network uno sopra l'altro? Allora, in genere, nelle convolution neural network, nelle recurrent o così, siamo abituati a vedere reti neurali molto, molto profonde. Cioè, parliamo di tanti, tanti layer. Ora, ResNet 50 layer, molto complessi. Non so, non me ne vengono ora in mente, ma si parla anche di centinaia di layer, insomma, senza troppi problemi. Il problema invece nei graph neural network è mettere troppi layer uno dopo l'altro, fa sì che si soffre di problemi di oversmoothing, quindi i messaggi che vengono presi in qualche modo non sono più informativi. E c'è una cosa importante da capire su mettere insieme più layer di graph neural network, che è quali sono le informazioni che io riesco a aggregare. Qui sono l'esempio un layer, partendo dal nodo giallo. Io con un solo layer prendo i retti vicini, che sono questi. Non si vede molto bene nell'immagine, perché è un nodo molto, molto, un grafo molto, molto connesso, ma fa subito capire l'idea. Con due layer riesco a prendere le informazioni da mezzo grafo, detto in breve. Con tre layer riesco a prendere le informazioni da praticamente tutto il grafo. Se io faccio tre layer, una cosa importante, se io faccio tre layer per esempio classificare un nodo, voglio classificare il nodo giallo, metto insieme tre layer, quindi arrivo in una situazione della terza immagine in basso, le informazioni fluiscono fino a sei layer. Quindi fino a 6 hop. So che è un po' strano, però se pensiamo a un nodo giallo che io voglio classificare, che è a 3 hop di distanza, io riesco a prendere tutto il grafo, e poi prendo un altro nodo che sarebbe a 6 hop di distanza dal nodo giallo, però riapplico questa procedura, questi nodi rossi qua li avrei in comune in qualche modo, e quindi riesco a fare fluire le informazioni piuttosto, diciamo, lontanamente, il doppio dei layer. Questa via è un'idea da avere in mente, perché gli hop vengono, diciamo, non è che si duplicano, non è che le informazioni ovviamente arrivano, però questa informazione qui che io vedo al terzo hop la vede anche un nodo che ha 6 hop di distanza a quello che io sto cercando di classificare. Poi nei grafi c'è tutta una teoria che dice che gli hop, insomma, non mi ricordo se in 5 hop, in 6 hop, i 6 gradi di separazione, insomma, connetti tutto un grafo, vari esperimenti, però questa è tutta una divagazione. Vabbè, alcuni tool famosi, noi utilizziamo e siamo parecchio affezionati a DGL, che è fatto da Amazon, che si basa su o PyTorch o TensorFlow. Noi utilizziamo DGL con PyTorch, perché, come vedremo anche negli esempi dopo, è molto molto semplice, da subito delle high level API per costruire questo framework appena proprio come l'abbiamo descritto. PyTorch Geometric è molto flessibile, ha una curva di apprendimento probabilmente un pochino più complessa di DGL, ma è comunque un ottimo tool. E invece di TensorFlow Graph Neural Network è stato introdotto il 20 novembre, quindi non abbiamo ancora avuto il tempo di giocarci un po', ma è veramente veramente molto nuovo rispetto agli altri due. Un esempio pratico di un grafo omogeneo, lo Zachary Karate Club, che praticamente la storia è che ci sono due istruttori di karate, discutono, detta breve, e bisogna classificare chi va con uno e chi va con altro.
Gli istruttori sono il nodo 0 e il nodo 33. L'istruttore col presidente, scusa, insomma, per capire chi segue l'uno con l'altro. Io voglio classificare questi nodi. Quindi ho degli esempi, avrò che alcuni vanno col nodo 1, alcuni vanno col nodo 33, alcuni vanno col nodo 0, quindi ho un po' di label sui nodi, e devo costruire la mia graph neural network. Ora, questo è proprio un piccolo esempio di come è possibile costruirla con DGL, dove si vede la semplicità. Questo è un layer, che poi io posso mettere uno sopra l'altro, dove semplicemente ricostruisco il message passing framework, quindi update all, so che io devo qual è il messaggio, la GCN message, ora qui non l'abbiamo messo per spazio, inizialmente, e la GCN reduce, ma che sono esattamente le operazioni che abbiamo visto prima, e DGL ci mette a disposizione questo GUpdate all che permette di far fluire messaggi in tutto il grafo. Da notare che questo è un problema, che poi verrà risolto dopo, ne parlerà Valerio, perché così si sta, diciamo, già sottointendendo che si deve avere tutto il grafo in memoria, perché l'update all significa io devo fare un update su tutto il grafo. Quindi questo ho fatto il mio layer, e poi dopo posso lavorare come layer delle reti neurali, posso mettere insieme due layer, graph combo, e poi faccio semplice forward, e poi vabbè, faccio il learning, il classico learning per ogni nodo, ne faccio la classificazione, vedo l'errore con la cross entropy e poi ne faccio la classificazione. E poi il risultato, diciamo, dopo aver un po' lanciato e allenato la rete, è quello a destra, dove classifico i nodi per giallo e rosso. Probabilmente questo qui è un caso molto molto semplice, diciamo l'hello world dei grafi. Probabilmente si può già qui, forse si poteva risolvere un problema di label propagation partendo dai nodi. Insomma, qui c'erano altre soluzioni, questo è proprio l'hello world dei grafi. E adesso vi parla dei grafi eterogenei, quindi dei problemi tecnici, dei problemi in grafi reali, che hanno più che hanno più nodi di tipo diverso, insomma. Grazie Filippo. Riprendendo un secondo la slide precedente, possiamo vedere qui come appunto si è potuto classificare le persone a seconda dell'influenza tra il nodo numero 33 e il numero 13 in due categorie, perché essendo un grafo omogeneo tutte le relazioni, tutti gli edge sono tra nodi che rappresentano delle persone. E invece nella prossima slide di un grafo come IMDb, che tra appunto da questo famoso database di film e serie TV, possiamo vedere che lo schema del grafo è fatto in modo tale che l'attore sia connesso a un film e un direttore sia connesso ad un film, e quindi non essendo ad esempio due attori collegati direttamente tra loro, come potremmo ad esempio vedere come degli attori si influenzano tra di loro, come un attore è influenzato da altri attori. Oppure ad esempio come invece un direttore influenza il nodo degli attori che dirige. Ebbene, dobbiamo tenere questa cosa in conto, e non possiamo utilizzare le reti neurali su grafi omogenei perché non funzionerebbero. E quindi ci sono varie reti neurali che sono state create a partire da quelle omogenee per tenere, diciamo, in considerazione l'eterogeneità. Facciamo un conto di questa. Vabbè, questa rete si chiama Heterogeneous Graph Attention Network ed è basata su dei metapath. Cosa sono dei metapath? Sono dei percorsi virtuali, quindi letteralmente metapath, che vengono tratti tramite dei percorsi in realtà reali nel grafo. Come possiamo vedere dalla prima immagine, vediamo che due attori possono essere collegati se hanno partecipato nello stesso film. Infatti vediamo ad esempio un attore, un film e un altro attore, oppure ad esempio un film può essere ad esempio considerato un altro metapath attraverso un attore e un altro film in cui è recitato. Quindi possiamo creare degli archi virtuali, appunto, tra dei nodi che non sono direttamente collegati attraverso dei percorsi che hanno un significato. Ad esempio,
se facciamo un percorso attore, film, un altro attore, prenderemo ad esempio in considerazione un arco tra tutti gli attori che hanno recitato nello stesso film. Se invece prendessimo anche un percorso più lungo come attore, film, direttore, film, attore, prenderemo tutti gli attori che hanno recitato in almeno un film diretto dallo stesso regista. E come funziona questa cosa? Praticamente si creano queste metapath, praticamente rivelano differenti semantiche, come ho detto prima, e si calcolano un'attenzione appunto su queste metapath. Tutto possiamo vedere infatti l'architettura, ma che spiegheremo meglio nella prossima slide. Vediamo che creiamo appunto un grafo computazionale sull'immagine di destra e aggreghiamo le informazioni da queste nuove relazioni che abbiamo ottenuto. E infatti creiamo appunto anche queste score che sono sempre score di attention, come nelle graph neural network su grafi omogenei che utilizzano attention. Si fa un softmax e alla fine si ottiene un embedding che è basato appunto su questi metapath, e questo praticamente ci permette di superare il problema dell'omogeneità. Qual è il problema di questa rete? Che i metapath non sono dati di per sé nella struttura, bisogna crearli con un certo criterio. Come ho detto prima, ad esempio, ciascun metapath rappresenta qualcosa a livello semantico e quindi è qualcosa che io, programmatore, devo, diciamo, attribuire all'algoritmo, dare in input all'algoritmo. E questo non è sempre semplice e banale, specialmente per grafi complessi. E quindi un altro approccio che può essere usato per ovviare a questo problema è utilizzare un path basato su meta relation. Mi sono scordato di dire un pezzo che adesso aggiungerò praticamente, che i nodi vengono aggregati giustamente su ciascun metapath, quindi praticamente, come ho detto prima, un attore che ha partecipato sullo stesso film avrà un metapath e farà un'aggregazione sul nodo. Un attore che ha partecipato in un film diretto da un determinato regista rispetto ad un altro attore sarà un altro metapath. Poi io avrò differenti rappresentazioni per ciascun metapath, come ho detto prima, e poi per questi metapath verranno a loro volta aggregati. Quindi l'attore avrà il suo embedding finale, che sarà la rappresentazione di tutti i suoi metapath. E quindi vediamo che qui c'è un altro tipo di attention: il primo è su un singolo metapath, il secondo è tra metapath. Per superare appunto, come dicevo prima, il problema di metapath, che in qualche senso è il programmatore che deve trovare e scoprire all'interno dei dati, viene utilizzato un altro concetto, che è meta relation. Ci sta una architettura chiamata Heterogeneous Graph Transformer, perché è liberamente ispirata al modello più famoso di Transformer, che è praticamente lo stato dell'arte su quasi tutti i task di Natural Language Processing, e che si basa su questo concetto che, essendo un grafo eterogeneo, io ho una tripla di fatto chiamata meta relation, che va da un nodo sorgente di un certo tipo, un arco di un certo tipo, perché nelle metapath gli archi in un certo senso non vengono espressamente tipizzati, e un nodo destinazione di un certo tipo. E secondo questo modello, sfruttando queste triple, anche a percorsi più ampi, senza metapath, riesco comunque a carpire le relazioni che ci sono tra nodi di tipo diverso e a distanze diverse. Questa è l'architettura, chi ha in mente l'architettura dei transformer classici vedrà sicuramente una certa similitudine. Possiamo vedere qui la nostra tripla di fatto, che c'è un nodo di tipo T, che è il nostro nodo target, che è collegato tramite due archi diversi, un edge type di tipo E1 e un edge type di tipo E2, a un nodo sorgente di tipo S1 e un nodo sorgente di tipo S2. E ciascuno di questi ha un proprio embedding, che in input può essere un embedding fatto in un'altra rete neurale, una serie di feature estratte dal grafo, o date magari direttamente come attributi dei nodi del grafo.
e sul nodo target vediamo che vengono fatte due operazioni in particolare. Una, heterogeneous message passaging, ispirato al message passaging classico che prima Filippo ha illustrato, con la modifica che i nostri nodi verranno fatti prima passare per due layer lineari, che sono i value, un layer lineare che sono i value. E quindi praticamente i nostri nodi, e le feature dei nostri nodi vengono passati per i linear, che praticamente cercano di carpire i valori intrinsechi del nostro input. Viene effettuato un message passaging su questo e produco un messaggio, un'informazione che poi passerò. Invece sopra, che è quello, diciamo, la parte interessante di questa architettura, che è heterogeneous mutual attention, ovvero ci sono altri linear che sono delle key, che sono praticamente sono praticamente gemelle rispetto a quelli dei value, con l'unica differenza che cercano invece di carpire la struttura del nodo rispetto all'input. Il nostro nodo target viene passato a un query, che è un linear che prende solo il nodo target, in maniera tale che poi riesca a fare mutual attention del mio nodo target rispetto a ciascun input in base al suo tipo. Quindi, come potete vedere, questa è l'attenzione rispetto a questo nodo e l'arco E1, perché l'arco E1 collega il nodo target con i nodi di tipo S1. Una volta che io ho tutti questi score di attention, faccio uno scaled softmax in maniera tale da tirare fuori uno score di attention che è una probabilità. Quindi io ho un vettore di probabilità per ciascun tipo di nodo che è collegato al mio nodo target. Dopodiché questa probabilità viene moltiplicata per il corrispettivo valore del messaggio. Quindi il messaggio che viene mandato non è un semplice messaggio, ma viene moltiplicato per uno score in base al proprio tipo di appartenenza. E questo, diciamo, è quello che di fatto permette di rendere conto dell'eterogeneità, perché ad esempio il nodo 1 S1 avrà uno score in base al proprio tipo e in base al proprio vicino il nodo target. Stessa cosa per S2. Una volta che io ho questi messaggi che sono stati moltiplicati per questo score di attention, li aggrego, ottengo un vettore unico, un linear, e poi sopra c'è la residual connection che mi permette in un certo senso di mitigare l'oversmoothing, il problema che diceva prima Filippo, ovvero che troppi layer di graph neural network rendono praticamente tutte le informazioni scambiate tra i vicini identiche. Questo qui, questa somma di residual connection tra l'input originale e l'output della mia cella mi permette di mitigare questa cosa. Questa operazione è un singolo layer di HGT, ripetete per layer e ottenete alla fine il risultato finale. È un'architettura molto potente e funziona anche discretamente bene, cioè funziona molto bene. Per adesso è la migliore che abbiamo provato su grafi eterogenei. Ora, abbiamo, diciamo, espresso la differenza tra grafi omogenei e grafi eterogenei. Ci sono altri problemi da cui tenere conto. Il primo, il grafo è troppo sparso. Il message passaging è inefficiente. In realtà questo è un problema abbastanza raro, però è anche abbastanza semplice da risolvere, come vedremo. Secondo problema, il grafo è troppo denso. E diciamo che message passaging diventa costoso. Questo è un problema già meno, diciamo, raro del primo, e anche questo vedremo come risolverlo. Non è proprio, diciamo, che le soluzioni adottate sono, diciamo, una soluzione non ottimale. C'è ancora ricerca su come, diciamo, migliorare questo tipo di problema. E il terzo, il grafo è troppo grande, non entra in memoria. Come possiamo fare applicare delle reti neurali a grafi che effettivamente non entrano in memoria? Il famoso update all che diceva prima Filippo funziona solo se tutti i nodi sono all'interno della memoria. E quindi anche qui vedremo come risolvere questo problema. Come dicevo prima, il grafo è sparso. Le soluzioni sono abbastanza semplici. La più usata è aggiungere un nodo virtuale e collegare tutti i nodi a esso. Rendi decisamente il grafo più connesso. E
può essere utilizzato anche nel caso di grafi eterogenei, dando al nodo virtuale una label virtuale, in un certo senso, una categoria virtuale. Grafi troppo densi è, come dicevo prima, la soluzione, diciamo, attualmente adottata, che non è, diciamo, ottimale, ma che in un certo senso è efficace, è quella di randomicamente scegliere un determinato numero di nodi tra i vicini del nodo target e utilizzare solo quelli per la computazione. Quindi vediamo qui, ad esempio, in questo caso sono tre, ma immaginatevi una serie lunghissima di nodi. Alcuni di questi vengono semplati randomicamente in un ordine, diciamo, minimo per poter effettuare la computazione, e viene fatta la computazione. Diciamo che per quelli che vengono chiamati supernodi, ovvero nodi con molti, molti neighbor, questa cosa funziona. Funziona perché comunque si riesce a pescare randomicamente un numero di nodi sufficiente per descrivere il nodo target. Poi il grafo è troppo grande. Il grafo è troppo grande per essere messo in memoria. Quindi cosa succede? Come ho detto prima Filippo, ciascun layer di una rete neurale rappresenta il vicinato a partire dal nodo target. Quindi parto dal nodo 0, primo layer prendo i vicini 1, 3, 2, secondo layer vado ai vicini dei vicini e via dicendo. Quindi quello che posso fare quando ho una rete neurale che so che ha un numero di layer fisso, ad esempio L, che nel caso delle reti neurali su grafi abbiamo detto che non essere molto profondo, quindi non abbiamo di solito reti molto profonde, quindi già 3-4 layer sono sufficienti per effettuare, per creare, diciamo, un buon modello. Si estrae a partire dai target del batch il sottografo dei K nodi vicini, dei K layer nodi vicini. E quindi una volta che tu hai estratto questo sottografo puoi applicarci direttamente alla rete neurale. Il problema, downside, problema vero, computational redundancy, ovvero io estraggo gli stessi vicini più volte, magari, per nodi diversi e rifaccio la computazione, cosa che non avverrebbe se tutto il grafo è in memoria. È una soluzione che funziona e la ricerca sta cercando di trovare un modo abbastanza semplice per rendere questa cosa più scalabile possibile e cercare di mitigare la computational redundancy. A questo punto la domanda viene spontanea, abbiamo visto questi problemi, e se io ho un grafo troppo denso, troppo grande, eterogeneo, che cosa faccio? Che diciamo tutti i problemi importanti messi insieme? Beh, diciamo che c'è una soluzione che è sempre espressa nello stesso paper dell'architettura di Heterogeneous Graph Transformer, che è Heterogeneous Graph Sampling, ovvero per ogni mia categoria prendo un budget e a partire dal nodo target aggiungo ciascun nodo vicino nel budget di riferimento. Dopodiché a questi nodi che inserito nel budget do uno score. Come lo faccio questo score? Questo score lo faccio a partire dal degree normalizzato del nodo di partenza e poi una volta che ho finito tutti i nodi vicini e messo tutti i nodi nei propri budget, pesco da ciascun budget in base ad una probabilità calcolata così i nodi con probabilità maggiore, in un certo senso. Questa distribuzione di probabilità si basa sugli score e sulla norma di tutti gli score del budget. Quindi in un certo senso i nodi che avranno un normalized degree più alto hanno più probabilità di essere pescati. Quindi cercherò di mantenere il grafo denso pescando nodi che hanno molti vicini. Non è semplice capirlo a parole, cerchiamo di vederlo con un esempio molto semplice visuale. Abbiamo un grafo, paper, author e venue, eterogeneo. Questo ovviamente è un esempio banale, ma che rende bene di come funziona l'algoritmo. Inizializziamo ciascun budget per ciascun tipo, quindi per i nodi blu per i paper, rosso per gli author e arancione per i venue. Partiamo da un nostro nodo, che è P1, e da P1 ad ogni hop pescheremo un vicino per ciascun budget, e faremo due hop, quindi prenderemo il sottografo a due hop con questo algoritmo, partendo dal nodo P1. Parto da P1
e vedo tutti i vicini di più uno e aggiungo ciascuno sul proprio budget. Questi qui avranno uno score e lo score, come ho detto prima, è il degree normalizzato. Quindi avendo 4 vicini più 1, 1 fratto 4, 0,25, ciascuno avrà uno score di 0,25. Una volta che io ho messo i miei vicini nel budget e ho finito tutto il vicinato, inizia la pesca, dei nomi finiranno poi nel sottografo che prenderemo, e in questo caso P2 e P3 avevano la stessa probabilità di essere presi, abbiamo preso P3, essendoci A1 e P1 abbiamo preso entrambi. Dopodiché si passa al turno successivo, quindi ciascuno di quelli che sono stati a loro volta pescati prenderanno il proprio vicinato, e quindi vediamo che P3, A1 e V1 cercano il proprio vicinato. Possiamo vedere, a differenza di prima, che A1 ha appunto un degree normalizzato, nel senso che, essendo V1 già stato pescato, non conta durante la computazione del proprio degree, e quindi P2 e A2 avranno uno score di 0,5 ciascuno. Invece P2, che era già all'interno del budget, vedrà il proprio score aggiornato e diventerà 0,75, poiché 0,25 più 0,5 normalizzi 0,75. E quindi è il secondo hop, qui ci sono solamente 3 nodi, peschi ciascuno dei 3 del secondo e otteniamo il sottografo finale, che è un sottografo in un certo senso denso, vabbè, questo è un esempio banale, però comunque funziona bene anche per grafi molto grandi, e permette una buona computazione di una rete neurale a 2 layer di P1 sul grafo. Possiamo vedere anche qui un valore che è quello del timestamp, perché questo algoritmo permette anche, nel caso fosse necessario, una temporalizzazione del sottografo. Perché? Perché questo? Se io fo, ad esempio, un grafo di transazioni finanziarie e voglio predire, diciamo, una tipo di una transazione, io devo assicurare che il mio sottografo contenga tutte le transazioni che sono precedenti ad essa. Questo perché quando io metterò il mio modello in produzione e vorrò predire una nuova transazione, non avrò di certo le transazioni future, cosa che invece può capitare allenando un grafo di transazioni in cui prendo, diciamo, input una transazione che è temporalmente a metà tra la prima e l'ultima all'interno del grafo. Quindi ho sempre necessità in quel caso di prendere transazioni precedenti, e diciamo questo algoritmo con il suo timestamp permette anche questa cosa. E queste sono alcune delle reference per queste slide che abbiamo utilizzato, e in particolare quelle slide di Jure Leskovec, che è un professore di Stanford, e consiglio a tutti di vedere anche i video del suo corso, che sono gratuiti e sono su YouTube, e è tutto qui. Grazie per la vostra attenzione, e niente, se ci sono domande o qualcosa, potete sapere. Filippo, te lo pure te, così c'è domande? Qualcuno ha domande? Io ho una domanda, tante che siamo dalla domanda, e mi pare nella parte di Filippo inizialmente, si parlava di calcolare il diametro del grafo, perché in base a quello si poteva regolare quanti layer mi pare dovessero avere piccola parte. Non sono esperto in questo, non me ne intendo. E allora interessato a capire se anche in quel caso oltre il diametro c'entrava sia la topologia che la densità, come parlato te, per capire come dimensionare la rete. Avevo risponde anche deputato, volevo prendere. Vabbè, sicuramente un grafo molto denso ha un diametro più corto, molto semplice. Sì. Beh, generalmente in un grafo molto denso e connesso il diametro è corto. Calcolare esattamente il diametro in grafi grandi, molto grandi, già, è comunque computazionalmente molto costoso, perché è il cubo dei nodi. Si possono applicare delle euristiche però per stimare il diametro, perché è vero che per la rete neurale vai sul sicuro se fai un numero di leggermente,
uguale al diametro o comunque diciamo stimato intorno alla lunghezza del diametro, ma va bene lo stesso per grafi molto grandi stimare il diametro e utilizzare il numero di layer in base al diametro stimato. Una stima che si può fare per il diametro, per i grafi eterogenei, che funziona molto bene. Mi prendi un esempio del grafo eterogeneo. È vero, non si vede lì? Vabbè, non fa niente. Esatto. Noi sappiamo che praticamente per un grafo eterogeneo diciamo che i percorsi sono fissati da delle etichette in un certo senso. E quindi che possiamo fare? Possiamo pescare randomicamente un numero di nodi per ciascuna etichetta e cercare di calcolare il diametro su quel sottografo. Perché? Perché in un certo qual senso a me mi basta che un numero minimo di nodi di direttore, movie, actor mi rappresenta un sottografo che è abbastanza largo per stimare il diametro. In quanto almeno un attore avrà sicuramente un collegamento con un movie, almeno un movie avrà sicuramente un collegamento con il direttore. Non è il diametro esatto, ma è una stima abbastanza buona ed è computazionalmente più efficiente perché è il numero di nodi, che è più piccolo rispetto alla totalità, per il numero di archi. Perché con quel numero di nodi calcoli tutti i path minimi rispetto agli altri e prendi il più lungo, che sarebbe il diametro. Quindi comunque sia, diciamo, si richiede una certa topologia con una certa connettività. Sì. Perché se ho poca connettività nella topologia, pure se l'altro diametro, da quello che ho capito, con questo sempre, non si sente. Facciamo un secondo. Eccomi. E quindi dicevo, comunque mi pare di capire che serve comunque una topologia con una certa connettività. E, ok, ti ringrazio. Passiamo alla domanda dopo, che è, qui Gabriele mi sta mandando una marea di domande. E, secondo, non mi è ben chiaro quali sono i punti di forza delle GCN rispetto alle CCN tradizionali in task come image classification, object detection, eccetera. C'è un piccolo fraintendimento perché diciamo le graph convolutional network vanno sui grafi, mentre le convolutional neural network vanno sulle immagini. Non c'è un meglio o un peggio. La cosa che si può notare è che in qualche modo a parte forse abbiamo anche un'immagine un po' più informativa di questa. Sì, questa può andare bene. Due indietro. Ok. Allora, le convolutional neural network ovviamente lavorano sulle immagini e lavorano benissimo. Le graph neural network lavorano sui grafi. Quello che si può notare è che il lavorare sui grafi è una piccola estensione, è un'estensione che lavorare sulle immagini, perché sull'immagine hai sempre che i nodi, ti potresti immaginare ogni pixel come un nodo. I pixel connessi al nodo sono i neighbor, sono i pixel attaccati, quindi puoi considerare gli 8 pixel attaccati al pixel quello che stai guardando, no? Che sono quello sopra in alto a sinistra, sopra a destra, quindi il quadrato intorno. Quindi hai una struttura fissa, mentre nel grafo no. Quindi questa è la differenza. E poi l'idea è un po' la solita, no? Con le convolutional. Le convolutional fai sì di prendere una matrice, farla scorrere sull'immagine per, diciamo, aggregare informazioni, e qui viene ripensata e rivista la solita idea, solo sui grafi, che quindi non hanno una struttura fissa. Mentre le convolutional usano la matrice perché possono far fede di avere sempre una struttura fissa, l'immagine è sempre un quadrato, per adesso, poi non si sa, futuro, 3D, 4D. Ok, e funziona anche quell'altro? Ah, e vabbè, dai, per ora faccio così, credo anche alla seconda di Gabriele, quindi saltiamo direttamente alla terza. È molto produttivo, molto prolifico di domande stasera. E come funziona l'addestramento per le GCN? Come si differenzia da quello tradizionale col NN? Uno per uno? Sì, allora, sicuramente l'input delle graph neural network è diverso all'input classico.
Quindi il supporto a normali tool come TensorFlow e PyTorch ci serve, diciamo, un framework, una libreria che supporti, diciamo, il message passaging e la backpropagation lungo il grafo. E quindi se ritorniamo un attimo alla slide dei tool. Vabbè, vedi, esatto. Esatto, generalmente TensorFlow e PyTorch sono più che sufficienti per input standard, che possono essere immagini, possono essere ad esempio del testo e quant'altro. Per un grafo che ha bisogno, diciamo, di un input strutturato in una determinata maniera, servono dei tool aggiuntivi che sono questi. Ad esempio, quindi DGL, è quello che utilizziamo noi, è una libreria che ti permette di creare un grafo, ma su questo grafo poi permette anche di fare della computazione relativa alla neural network vera e propria, quindi di fare proprio attraverso gli archi e i nodi, convoluzione, calcolare l'attention, dot product, backpropagation, tutte quelle cose che, diciamo, che di default TensorFlow e PyTorch fanno da soli. Invece per i grafi c'è bisogno di questi tool aggiuntivi. Per il resto è sostanzialmente uguale: crei un dataset d'allenamento, c'è una fase di train, una fase di test, validazione, il resto è tutto identico, insomma. No, solo aggiungere una cosa sulla domanda iniziale delle immagini e grafi, perché non si sono le convoluzioni. È vero che ciascun grafo puoi fare una matrice di adiacenza e fargarci una convoluzione, ma è anche vero che alcuni grafi sono talmente grandi che parliamo comunque del quadrato rispetto ai nodi. Se parliamo di grafi, che può essere ad esempio, non so, social network di Facebook, connessioni tra amici, sono miliardi di persone, fa il quadrato, non entrerà mai in memoria rispetto a qualsiasi immagine. C'è anche un'immagine, che ne so, di gigapixel, non è paragonabile a un grafo enorme trasformato in matrici di adiacenza, a livello proprio di dimensioni. Diciamo, quello forse degli utenti è piccolino, nel caso miliardi per miliardi, più o meno, ma tra transazioni finanziarie, eccetera. No, anche. Però diciamo miliardi per miliardi, comunque ci sono tanta RAM. magari diciamo Facebook se lo può permettere, gente nel comune comunque no. Quindi, visto che tanto siamo nell'argomento, non è acceso. Ora è acceso. E visto che siamo in argomento, per curiosità, a livello di trovare una macchina che riesce appunto a gestire comunque una quantità di dati così grandi, è preferibile distribuire il carico oppure per esempio fare una macchina super con una quantità di RAM infinita, oppure è meglio distribuire il carico su più nodi, o avete per caso esperienza in merito? Sì, allora, diciamo una cosa, generalmente, come abbiamo detto, una rete neurale su grafi non è molto profonda, quindi non ha una certa necessità di computazione come ad esempio altri modelli per natural language processing o computer vision. Detto questo, quando si parla invece di grafi molto grandi, con entro in memoria, sei costretto a fare subsampling ogni volta, ecco qui la famosa computational redundancy, che è un problema. Avere più potenza computazionale lì aiuta. Quindi di fatto, detto in soldoni, poi arrivo anche alle macchine distribuite, basta una CPU molto buona per le reti su grafi. Quando hai un grafo enorme e hai bisogno di fare subsampling e ripetere la stessa computazione più volte, una GPU aiuta. Per quanto riguarda invece la distribuzione dell'allenamento, al momento noi non abbiamo avuto necessità di distribuirlo su più macchine, ma è probabile comunque che se il grafo è dinamico, e prendiamo ad esempio quelle delle transazioni, e ogni giorno vengono aggiunte delle transazioni, o diciamo fai un limite temporale e fai ogni volta un grafo ridotto, oppure se vuoi utilizzare veramente tutto il grafo, allora lì forse veramente c'è bisogno di distribuire l'allenamento su più macchine e su più GPU. In generale comunque le reti neurali su grafi richiedono meno potenza computazionale di quelle di computer vision e natural language processing. Aggiungo una piccolissima cosa, dove diciamo abbiamo avuto più problemi
abbiamo dovuto parallelizzare alla raccolta dei dati, quindi del subsampling, cioè perché alla fine questi dati da qualche parte devono stare, per esempio stanno in un database, Neo4j, e quindi te devi fare delle query, devi prendere, cioè il task non è semplice fare subsampling in un grafo, perché devi prendere da un nodo, vedere vicini, riprendere vicini, e quindi abbiamo avuto bisogno non di parallelizzare l'allenamento, ma di parallelizzare il retrieving, quindi fare più query possibili, scrivere plugin che siano ottimizzati per fare queste operazioni qua molto velocemente. Non capito. Soluzioni come, a me, voi usate Neo4j sotto. Sì. E immagino non ci sia nulla in mezzo tipo Redis o cose un po' più... Utilizziamo proprio lo stack per intero, utilizziamo Ray, che è una libreria Python che ti permette di parallelizzare molto molto facilmente task Python, funzioni o quel che siano, e quindi abbiamo fatto una funzione che si preoccupa di prendere il dato su Neo4j perché poi una volta preso il dato va messo nella struttura apposta per fare il training, quindi questa funzione si occupa di prendere il dato e fare la struttura, viene parallelizzata per quanti core hai nella macchina, poi se vuoi fare un Ray cluster lo puoi fare, però poi a quel punto se esageri con i Ray cluster il problema ti ritorna sul database e quindi devi cercare anche nel database di fare un cluster, perché ognuno di questo core ti va a fare una query nel database, quindi se hai per esempio 50 core che fanno 50 query in contemporanea sul database, che è una query molto complessa, perché poi di fatto, anzi non è proprio una query, sì, il plugin, diciamo dal Python lanciamo una query, però è stato sviluppato un plugin apposta in Java su Neo4j per fare queste cose qua, perché di default Neo4j non lo permette. E non so quale graph database lo permette al momento di default di fare queste operazioni come le volevamo noi, e l'HC sampling che ha presentato Valerio e così via. Una domanda appunto anche di Redis, sì, buono fare caching con Redis, ma non sempre lavori con clienti che puoi mettere Redis, funziona, cioè, di solito noi cerchiamo di fare il massimo con quello che i clienti già hanno senza dargli spese aggiuntive o eccessive cose, perché il graph database, che può essere Neo4j, Tiger Graph o altro, in un certo senso ancora sembra sufficiente anche senza l'utilizzo di un sistema di caching. Se poi il cliente è tanto lungimirante anche da aggiungere un layer di caching per queste cose, noi siamo più che contenti, insomma. Però diciamo che l'idea è sempre di cercare di utilizzare il graph database per tutto, insomma, senza cercare di dare, diciamo senza obbligare i clienti ad installare nuove tecnologie, insomma. Ho capito, grazie. Perfetto. Penso possiamo salutare. Sì, 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 sì. E salutiamo intanto la diretta, quindi concludiamo la trasmissione e ancora vi ringrazio. E per chi è collegato ci vediamo il prossimo mese. E buona serata a tutti.